Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio ovviamente di Pokémon Scudo. Dobbiamo andare al ristorante Frangifrutti di Mare, che dovrebbe essere questo? Penso proprio di sì, eh? Dunque, sì è questo, ma questo Pokémon come si chiama? Didi. Non è vero! Frangifrutti di Mare, miglior ristorante di Kilford, grazie. Lo chef cosa raccomanda? Lo chef non si sa. A volte il presidente Rose viene da noi in incognito, ma la gente lo riconosce sempre. Ma che panzetta che c'ha, oh! È assurdo, non me l'aspettavo da un uomo come Rose. Eccomi qua comunque sia. Ah, Link, ora possiamo festeggiare la tua vittoria. Ma dai, sei stato invitato anche tu? Certo. Più che altro, dovrei essere io sorpreso che tu sia qui, Sonia. Ah, vi conoscete? Fantastico, su, accomodatevi pure. Grazie presidente. Certo che però Rose in incognito è difficile che passa in incognito, guardalo. Comunque sia, per essere in incognito dovrebbe farsi la barbetta e togliersi quel ciuffo, ma vabbè. Ad ogni modo, vediamo cosa da dirci. Kilford è una città che trae sostentamento dal mare. In tutta la regione non troverete mai una cucina di mare più fresca e gustosa. Ogni singola pietanza è semplicemente delicious. Ma veniamo a noi. Come sta la professoressa Flora? In forma come sempre, spero. Devo molto ai suoi insegnamenti e alle sue ricerche. Grazie al suo lavoro siamo riusciti a creare i polsini Dynamax, che sfruttano il potere delle Desio Stelle per far Dynamaxizzare i Pokémon. Già. La nonna dice che al momento si sa ancora troppo poco sul fenomeno Dynamax. Sembrava anche un po' preoccupata, a dire il vero. Però è strano. Hanno creato dei polsini che riescono a incanalare un'energia talmente potente da far dynamaxizzare un Pokémon, ovvero renderlo enorme. Cioè, il potere che sfrutta è indescrivibilmente alto. Quindi com'è possibile che riescano a incanalare questa energia e proiettarla su un Pokémon, ma non riescano comunque sia a sapere cos'è di preciso questo fenomeno? Ma quando mi sono messa in viaggio ho addirittura voluto che mi portasse dietro il rilevatore di punti energetici. Oh, il rilevatore di punti energetici. È il dispositivo che ci ha permesso di scoprire luoghi ad alta emissione di particelle Galar in cui viene riscontrato il fenomeno Dynamax. Ad ogni modo mi piace sentire che fenomeno preoccupa la professoressa Flora. Se solo potessi fare qualcosa per aiutarla. Sonia, magari potresti fare un salto alla sala dei tesori di Knucklebar. Sono convinto che la chiave per comprendere il mistero del fenomeno Dynamax vada cercata nella storia di questa regione. Benissimo, presidente. Mi occuperò io di tutti i preparativi per la visita. Ora è arrivato il momento di andare, presidente. Di già. Ma se non ho ancora avuto modo di scambiare una parola con Link. È un peccato, ma devo proprio scappare. Mai procrastinare gli impegni. Buona permanenza, allora. Esatto. Mai procrastinare. Ed io sono un procrastinatore nato. È un vero problema questo. Bah, non ho bisogno dei suoi favori. Anche se devo ammettere che una visita alla sala dei tesori potrebbe tornarmi utile. Sembra che lei ce l'abbia un po' con Rose. Non so per quale motivo però. Parlando d'altro, ho sentito che ha ottenuto la medaglia acqua. Battere Azzurra non è un'impresa facile, ci sai davvero fare. In effetti quel Dreadnought mi ha un attimo messo in difficoltà. Per festeggiare ti regalo questa MT. Su, prendi! Nemesi! Non Nemesi di Resident Evil 3, spero. Azzurra è una mia cara amica. Magari posso salutarla. Ci si vede, sfida palestre! Beh, almeno in questo gioco non ci chiamano tutti poppanti. O mocciosi. Ehi là! Hai già ottenuto la medaglia erba e la medaglia acqua, no? Quindi, ora si va a Steamington! Il nostro prossimo avversario è il capopalestra Kabu, esperto del tipo fuoco. Tra l'altro, ho una dritta da darti su di lui. Dicono che si stia sottoponendo a un allenamento speciale nella miniera 2. Quindi non vale la pena tornare a Steamington, visto che lui non c'è. Andiamo invece alla miniera 2, ci alleneremo come Kabu per prepararci alla sfida. La miniera 2? Dov'è? Bella comunque sia la vista. Nonostante i difetti di questo gioco, ragazzi, io me lo sto davvero godendo e mi piace davvero tanto. Non riesco
a dire che fa schifo. Come certa gente dice, ah, io l'ho giocato e fa schifo. Non puoi dire che fa schifo, guarda che roba. Guarda che paesaggio. In un gioco Pokémon questo tu non l'hai mai visto. Per quanti difetti possa avere, e ne ha, e lo dico davvero, ne ha tanti di difetti, ma ragazzi, non puoi dire che fa schifo, dai. Non si può proprio. Oh! Il gioco della campana. Fant, che... Ah, questa qui è la miniera. Perfetto. Sembrava più un tunnel. Miniera 2, ma strano come nome. Oh, Ah, Shellos, oddio, mi sembrava una specie di sticker messo per terra. Ah, Beat. Ah, ancora tu. Senti, non è che devi per forza parlarmi se mi vedi, eh? Possiamo anche ignorarci. Non sono qui per sfidarti. Poveri miei Pokémon se dovessero lottare contro un allenatore mediocre come te. E poveri miei capelli, io uso Pantene ma non si sa mai. Se dovessi sporcarmi e venire male in una foto potrebbero anche togliermi la partnership e perderei milioni e milioni. Beat, fatti un giro per favore. In più nemmeno io ho voglia di sprecare tempo lottando contro allenatori di secondo rango. Tuttavia potrei farti favore di annientarti in una lotta per riportarti alla realtà. Se sei tanto ingenuo di credere di essere a mio livello, sfidami pure. Certo. La mia coscienza mi impone di avvisarti. Non hai alcuna possibilità di vittoria contro un allenatore scelto dal presidente Rose in persona. Rose ci tiene talmente tanto a te che neanche ricordava chi eri. A meno che Rose non ne ha davvero scelti tanti e quindi gli rimane difficile ricordarsi di tutti quelli che ha scelto. O che magari... non sono proprio particolarmente risultati brillanti durante la sfida alle palestre come me. Se permettete. Devo ammettere che qualche progresso l'hai fatto. Niente di cui vantarsi però. Così almeno la smetti. Povero Solosis, mi piace però come Pokémon. Ok, ma lui manda Gotita. Come la scorsa volta, morso. Questa volta dovremmo essere in grado di... Aia, Psycho Shock però fa male. Ottimo, sarà Ponita. Oh, Ponita di Galar, ti prego dimmi sì, è tipo Psico. Oh, che carino vederlo così in combattimento. Dato che lui a questo punto, Bit, è ovvio che usa Pokémon tipo Psico. E se l'altra volta non l'avevo capito, adesso mi è chiaro. Picchia duro, ha fatto male. Oh, ce l'ho fatta. Miraculous, Miraculous. E shottato. Ragazzi, li ho shottati gli ultimi Pokémon. È assurdo. Swiper fa paura. Attacco speciale 52. Buono. Beh, per un Pokémon evoluto, insomma, 52 al 24. Ti ho lasciato vincere. Gli sforzi vanno premiati, per quanto patetici. Bello quell'orologio, è d'oro? Devo porgerti le mie scuse. Ti prego di dimenticare le parole di poco fa. Definirti mediocre non ti fa giustizia. Appena passabile ti si dice di più. Lui è il rivale della prima gen. Chiamatelo come volete, Gary, blu, verde, ma lui è un vero rivale che se ne frega di te. E così deve essere. Comunque non credere di poter fare molta strada nella sfida delle palestre. Ad ogni modo non posso negarti un contentino. Ecco, prendi. Ah! Bene. E adesso dove potrei andare a cercare le Desio Stelle? Quello che vorrei sapere anch'io. Dove le trovo? Perché cercarle, ok, ma devo trovarle. Oh, cavoli! Ma cos'è? Ah, Stunfisk di Galar! Sì, nel Pokédex avevo visto che lui aveva una forma regionale. Però non avevo visto quale. Capperi! Mi sembrava una Pokéball piccolissima per terra. Allora dico, ma raccolgo. E invece era Stunfisk. Ai ai ai. Devo trovare un modo di mantenere in vita quel poverino.
A questo punto lascio un attimo perdere Revitalizzante per Strike e penso a sconfiggere Karkol. Così si evolve almeno Chewtolin Dreadnought e via. E vai, livello 22, bene. Oh, un altro Pokémon che si evolve. Oh yeah! Bello! Ha un collo retrattile. Tenendosi a distanza dal nemico, lo estende all'improvviso per dare il colpo di grazia con i denti aguzzi. Bello! Vuole imparare Roccio Tomba? Ma certamente, caro. Levo botte in testa e vai di Roccio Tomba. Eccolo, quella era una trappola. Oh, ce ne sono un bel po', eh? Uno qui, un altro lì giù. Ma che cos'è? E qui si può pescare. Ah, ma di là c'è. Ah. Cavolo, però Gastrodon è un bel Pokémon. Oh, ha boccato finalmente. Basta che non sia Magikarp. Ah! Barboc. Però. Vediamo un po' sta allenatrice cosa. Perfetto, Strike al 21. Non ricordo di preciso a che livello si evolve, ma mi pare che ci manca ancora. Ah, beh, ovvio. Presa artigli. Ah, ok, per far evolvere... Chi era? Snisolin Weavile, mi sembra, presa artigli. Oh, attenzione, Team Yell ancora? Ma sono quelli di prima? Senti, ma tu sei una sfida palestra, giusto? Wow, che storia, ti andrebbe una sfida? Poi la Link! Vedo che già dei fan, sembra mio fratello! Ahem! Non vedi che siamo nel mezzo di una discussione? Io sono Hope, futuro campione di Galar! Sai, non scherzo, avvisami, così rido! Ah, hai voglia di ridere, eh? Allora lottiamo! Vedrai che belle risate ci faremo quando vi avremo stracciati! Cavoli, Hope ha un lato oscuro. Link, tu sei con me, no? Certo! Facciamogli vedere quanto sono forti gli allenatori sponsorizzati dal campione. Visto che insisti, noi invece vi faremo vedere quanto può essere dura la sfida delle palestre. Che scocciatura, ma da dove è saltato fuori sto tipo? Io volevo umiliarli uno alla volta e vincere. Ma io vi avrei umiliati. Tutti e due insieme poi. Buono Volù, grande con doppio calcio. Loro ci hanno fatto perdere un bel po' di punti salute, ma a questo punto, se riuscissimo a mandarne KO1 essendo più veloci, attacco Linoone. No, è veloce, più veloce Linoone. Vabbè. Ciao, Bulu. Oh, Strike niente, non è da fa, non è da fa sto poro Pokémon. Sì, però non mi prendere la kill, meno male. Assaggia Roccio Tomba! Boom, baby! Oh, ecco qua, Thwakey. Dunque, Liepard ha resistito a doppio calcio, allora lo finisco con attacco rapido. Va bene, ti piace Liepard? No? Arrangiati! Non male davvero, ci hanno fatto sudare. Pensa a te, questo tipo è fratellino del campione. In effetti si vede. Il Team Yell dopo la botta cambia rotta... Eh già, perché fa rima, vero? Link, sei un portento. Sono fiero di averti come rivale. Comunque, chissà dove sarà Kabu. Forse se ci addentriamo un po' lo ritroviamo. Forza, andiamo. Ma mi lasci Pokémon così scarichi? Ah no, me li ha ricaricati. Attenzione qui che c'è una trappola. Ah no, era un semplice Noibat. Mi sembrava... Uno Stunfisk. Allora, dato che in questa caverna ci sono prevalentemente Pokémon di tipo roccia e terra, cambiamo e mettiamo Tappo davanti, nonostante abbia preso un bel po' di botte. MT 49, sabbia tomba. Wow, davvero? Boh, particolare. Wow, guarda questi. Ehi.
Ah, non ci credo. Team Miguel, vi ringrazio per avermi aiutato ad allenarmi. Tuttavia il vostro comportamento è imperdonabile. Non dovreste disturbare Karkol mentre lavora. Ma che disturbo e disturbo? Noi stavamo solo facendo il tifo per lui. Beh, al diavolo le sfide. Quando la Yella colpisce, il Team Yell svanisce. Non c'è nulla di male nel tifare per qualcuno. L'importante è non essere d'intralcio. Kabu, sei troppo tosto. Proprio come deve essere un capo palestra di tipo fuoco. Voi siete Hope e Link, due sfida palestre sponsorizzati da Dandel, giusto? Sto approfittando di ogni minuto per prepararmi a fare scintille nella sfida contro di voi. Io lotto con Pokémon di tipo fuoco, e quelli di tipo acqua che si incontrano qui nella miniera 2 sono perfetti per allenarli. Comunque ragazzi, si sta facendo tardi. Proseguite dritti dopo essere usciti dalla miniera e raggiungerete Steamington. Una volta lì fatevi una bella dormita in hotel. Vi voglio belli scoppiettanti quando ci sfideremo. Su, a casa anche tu, Karkol. Ti accompagno io. Domani bruceremo più del sole. Bruceremo più di Escanor, quindi. Lo diceva Dandel, un sacco di sfida palestre si ritirano perché non riescono a battere Kabu. Cioè, già al terzo si ritirano? Mi sento già ribollire il sangue nelle vene. Non vedo l'ora che arrivi domani. Già, anch'io. Siamo tornati a Steamington. Bene, allora andiamoci a riposare per la sfida di domani. Ah, però c'è Mary. Tu sei Link, giusto? Vedo che ti alleni fino a tardi. Già che ci siamo, ci stai per una piccola sfida io e te? Voglio vedere se sono pronta per la prossima lotta della sfida delle palestre. Ma devo proprio, non ho Pokémon carichi. Ok, ti aspetto qui, dai. Cioè, mi aspetti qui, scusa. Ok, vado a caricare i miei Pokémon e poi parti. Aspetta, però mi sembra che ci sia un centro proprio qui a fianco. Sì, eccolo qui. Eccomi, Mary, sono pronto. Così potrò anche vedere Morpico in azione. Oh, attenzione là in alto, i suoi fan. Vai, iniziamo. E questa è la musica composta da Toby Fox? Non lo so, sinceramente non ho idea di quale sia, non l'ho mai sentita. Però so che ha composto musiche per dei momenti particolari, ma non penso che gli abbiano fatto comporre musica tipo per la Lega o cose simili. Cioè sarebbe davvero un lavoro, un lavorone, comporre musica per un momento così importante del gioco. Ascreggy, sì, Pokémon buio. Va a finire che lei è la capopalestra finale. Sarebbe assurdo. No, comunque sia non è lei, è impossibile. E se fosse la figlia di Rose, penso all'impossibile, penso. Non si devono escludere le possibilità più assurde. Bene, l'ultimo è Morpico, doppio calcio. E... oh, perfetto, forse lo vedremo arrabbiato. Oh, vabbè, come? Eccolo, va. E allora, attacco rapido e finiamola qui. Bon. Ottimo. Quanti punti? Bene. Ah. Sei riuscito a sconfiggermi. Però, ci sai fare, eh? Sì,
Un pochino. Meglio andare a dormire adesso. Domani voglio essere in forma. Ti consiglio di fare lo stesso. Ecco qui. Una bella dormita ci fa recuperare le forze. Buongiorno, Link. Il tuo amico è già partito per la sfida delle palestre. Stava blaterando qualcosa tipo che la card della Lega Pokémon di Kabu gli era stata utile per mettere a punto una strategia vincente. Boh, non so di che parla, ma io ne ho diverse. Quindi tieni, ne regalo una anche a te. Ah, grazie. Ah, un'altra cosa. Eccoti un regalo per la sfida di ieri sera. Grazie. Antiscottatura. Ora che andiamo ad affrontare una palestra tipo fuoco. Con una squadra come la tua sono sicura che ridurrà in cenere Kabu, l'uomo di fuoco. Lo stadio di Steventon è proprio qui accanto. Su, vai a prenderti quella medaglia. Qui accanto? Pessima battuta. Ad ogni modo, sì, siamo proprio qui. Scusami? Ah, è lo sfida palestra di cui parlano tutti, grazie. Guarda, il Kabu è un osso duro, vai a sfidare Kabu, mettecela tutta. Fagli vedere chi sei. Grazie signori, grazie bambini, grazie a tutti. Cosa? Pokéball, Megaball? E allora, scegliamo il Pokémon da mettere davanti, ovvero Dreadnought Chompy. Link, finalmente! Indovina un po', sono riuscito a conquistare la medaglia di fuoco. È stata una lotta intensa, proprio come mi aspettavo. Kabu è davvero un avversario rovente. Persino il mio Pokémon piuttosto ha rischiato di finire tostato. Ma sono sicuro che ce la farai anche tu, Link. Grazie. Qui abbiamo tenuto la cerimonia d'apertura. Quindi, no, se Kabu è qui... Ma non sei andato via tu prima? Vabbè, ad ogni modo, facciamoci anche questa palestra. Bene, procediamo subito con le formalità allora? Sì, la prego. Prima che la sfida abbia inizio, devo chiederti di indossare la divisa. Vabbè, questa è una delle formalità. Tre palestre in tre video. Wow. Ok, la missione della palestra di tipo fuoco è un po' diversa da quelle che hai affrontato finora, vedrai. Forza, si comincia! Oh. Cosa? La missione delle palestre di fuoco consiste nel catturare Pokémon e fare incetta di punti. Nell'erba alta ci sono dei Pokémon. Se ne sconfiggi uno guadagnerai un punto, mentre catturarlo te ne frutterà due. Ottieni 5 punti e supererai la missione. Bada bene però, che non sarai solo in gara. Dovrai competere con gli altri allenatori. In sostanza, per assicurarti i punti, dovrai considerare bene cosa fare, tenendo conto di quello che fanno gli altri concorrenti. Inizia la missione! Vabbè, io lo catturo, ci provo. Vulpix! Allora, l'avversario ovviamente cercherà di mandarmi KO il Pokémon. Quindi, c'è il fuoco amico in questo gioco? Certo che c'è. Ok. Quindi ora lui userà abbattimento per... fare danno. Ok. Perfetto. A meno che però l'avversario che cerca di mandare KO il Pokémon non sia... non abbia un'infinità di Pokémon a suo uso e discrezione. Quindi proviamo la Pokéball. 3. Gacha! E sono 2 punti, quindi basta catturarne un altro e mandarne uno KO. È preso.
E va bene, sono 2 punti. Allora, il prossimo, però mi sa che devo sconfiggerlo quando il mio compagno di lotte ha comunque sia i Pokémon carichi. Vabbè, questo è facile, Rocciotomba e via. Bravo, ma su di me? Ma te pozzi. È andata. Che prestazione rovente. Hai superato la missione di Kabu in grande stile. Ma non è finita qui. Ora ti attende la sfida contro Kabu in persona, il capo palestra fuoco. Forza sfida palestre, vai e fatti onore. Ha un po' di danni Dreadnought, ma nulla di che. Benvenuto, il mio nome è Kabu, sono il capo palestra di tipo fuoco. Se sei qui è perché sei riuscito a conquistare la medaglia acqua e la medaglia erba. Beh, ti faccio i miei complimenti. Azzurro e Yarrow sono degli ossi duri. Gli allenatori e i Pokémon devono impegnarsi a fondo se vogliono raggiungere la vittoria. Questo significa che non sei il solo che si sta allenando duramente. Ciò che fa la differenza, però, è la capacità di dare il massimo nel momento decisivo. Vai. Ragazzi, Kabu sembra una specie di celebrità, però di quelle potenti tra i capo palestra. Sembra uno dei più affermati. Mi piace. Per il Dynamax aspetto assolutamente ad usarlo. Posso cavarmela anche senza per i primi turni. Però. L'avversario non scherza in quanto a forza. Ah però, bene. Priority e via. Non mossa priority, ma priorità nel senso di attacchiamo prima. Semplicemente quello intendevo. Arcanine potrebbe essere un altro problema. Molto più grande di Ninetales. Prepotenza, eccola là. Vabbè, non ci scoraggiamo. Potremmo tentennare, il che andrebbe... Oh, va, meno male. Vabbè. Aia. Ai. Dai, grande. Potrei provare a perdere il turno e ricaricarmi? No. Forse sono più veloce. Sì, grande. Grande, bene. Ora lui anche attacca. Fuoco fatuo. Cerca in tutti i modi di inibirmi l'attacco. E allora vado in Dynamax. Non posso fare altrimenti. Devo assolutamente vincere, ragazzi. E Dynaflusso termina Arcanine. Ora, chi manda lui come Pokémon? Sicuramente uno nuovo. E viene giù a piovere. Grande. I prossimi 2 turni saranno decisivi. Chest in Corch.
Ah no. Senti, Scorch. Ah. L'evoluzione di... Sislipede. Gigamax, ho letto bene? Cos'era quello? Che figata! Assurdo! È fortissimo! È Gigamax! Va bene, va bene! Da paura, raga! Ah, però sono più veloce! E ti ho fatto un bel danno! Oi oi! Oi oi! Però non è bastato! Ah, scottato! Ah, turbo fuoco! Oh, interessante sta cosa! Quindi, nonostante la mossa sia Gigamax o Dynamax, tiene comunque l'effetto secondario. Buono. Interessantissimo, non lo sapevo. Cavoli, raga. Ha fatto il suo porco lavoro, quel Pokémon. Però è giunto anche il suo tempo della fine di Gigamax. Cavoli, però. Però è piuttosto pauroso come Pokémon, eh? Urlo rabbia, cerchiamo di mandarlo KO. Perdo un po' di punti con gli altri, ma non importa, devo assolutamente vincere. Attacco speciale cala, ottimo, perché lui usa attacchi speciali. Muro di fumo non ci voleva. Per nulla, proprio. Perché ora le sue mosse fuoco sono forti, dato che le pioggia ha smesso. Ah, evita l'attacco con muro di fumo, no! Ah. Ci vorrà un po'. Potevo andare di notte sferza, che è fisica, invece urlo rabbia speciale. Non ci ho pensato minimamente a speciale fisico, volevo solo combattere! È troppo divertente sta lotta. Vabbè, visibilità proprio Milano, quando c'è la nebbia, uguale. E infatti non ci si vede. Wow, attenzione però. Starchild, io mi affido a te. Grande Starchild, grande. Bravissimo. E via, anche questa è conquistata. Bene, il capo è sconfitto. Certo però che è davvero forte. Che Pokémon fantastici. Che allenatore fantastico. Vi siete davvero meritati la vittoria. Bravo, questa lotta è stata davvero bella. Ho fama di essere il primo vero ostacolo della sfida delle palestre. Nonostante questo, contro un talento come il tuo, la mia esperienza non ha potuto nulla. Anch'io ho ancora qualcosa da imparare, devo ammetterlo. Beh, sai come si dice, non si finisce mai di imparare. Tu e i tuoi Pokémon diventerete una squadra leggendaria un giorno. Ne sono sicurissimo. Sono proprio felice di aver avuto l'opportunità di lottare contro di voi. Come prova della tua vittoria, ti consegno la medaglia fuoco. Ora puoi catturare Pokémon fino al livello 35. Grazie al fenomeno Dynamax, le lotte di Pokémon sono diventate parte integrante della cultura di Galar. Il compito di voi giovani allenatori è farvi carico di questa cultura e dare il massimo per rinnovarla e migliorarla costantemente.
e noi adulti siamo qui per sostenervi in questa impresa. Link, sapevo che tu e i tuoi Pokémon avreste fatto faville, eppure non so perché sono stato in ansia per tutto il tempo. Impresa ammirevole, Link. Hai conquistato le medaglie Erba, Acqua e Fuoco. Che talento. Prendi queste MT come ricordo della tua impresa. Fuoco fatuo, bene. Ed eccoti un omaggio, anche una divisa uguale a quella che indossa Kabu, che sicuramente userò dalla prossima palestra in poi. Viste le tue rare capacità, hai di certo tutte le carte in regola per affrontare capi palestra che ti attengono da Knuckleburg in poi. Va, torna nelle terre selvagge e poi dirigiti a Knuckleburg. Con le medaglie che abbiamo ora, affrontare i temibili Pokémon delle terre selvagge sarà una passeggiata. Coraggio, andiamo! L'avventura si fa sempre più emozionante! È proprio vero. Bene, Kuj, allora io andrei un attimino a curare i miei Pokémon super stanchi, anche se credo mi attenda qualcosa qui fuori, vero? Non dirmi che ci fiondiamo subito nelle terre selvagge. Andiamo, Link! Oh, non mi dire! Un capo palestra che viene apposta per salutarci? Kabu, hai già capito che sarei il prossimo campione, eh? Vedo spesso allenatori che gettano la spugna già prima della terza medaglia. Per questo ci tengo ad augurare buona fortuna a chiunque sia riuscito a battermi. Phew, che corsa, ce l'abbiamo fatta! Meno male che c'è il volo taxi. Link, Hope, mi congratulo con voi. Vi siete davvero fatti valere contro Kabu. Non sono molti gli sfida palestra che possono vantarsi di aver ottenuto una medaglia da Kabu. Per questo abbiamo deciso di venire a salutarvi. Meritate il nostro supporto. Già, meritate proprio un po' di tifo. Vai, vai, Hop! Forza, coraggio, Link! Che cringe. I capi palestra che state per affrontare sono degli ossi duri. Ma con il vostro talento, siamo sicuri che riuscirete a superare ogni ostacolo. Dovete credere nei vostri Pokémon fino alla fine. Sono commosso, grazie mille. Non ci arrenderemo mai. Vi prometto che faremo di tutto per arrivare fino in fondo. Prossima tappa, Knuckleburg. Su, Link, andiamo e spacchiamo tutto. Oh, sì. Spaccheremo davvero tutto. Che nottata. Eccomi di ritorno, terre selvagge! Sono un allenatore nuovo ora, sono molto più forte di prima! Link, Knuckleburg è da quella parte. Ci ero già stato a dire il vero, solo che mi hanno fatto andare indietro. Potremmo anche attraversare le terre selvagge tutto d'un fiato volendo. Ma ora che abbiamo un po' di medaglie possiamo approfittarne per catturare Pokémon più forti. Ho deciso. Catturerò un Pokémon incredibilmente potente e aggiungerò un altro capitolo alla mia leggenda. Ti consiglio di non strafare, tanto non hai speranza di spuntarla nella sfida delle palestre. Il campione deve avere qualche rotella fuori posto se ha sponsorizzato due come voi. Prendiamo ad esempio te, Hope. Sei sicuro di sapere come si lancia una Pokéball? Che ne vuoi sapere tu? La mia tecnica è assolutamente impeccabile. E poi... forse non ti sei reso conto che mio fratello è il campione più grande che c'è. Mostra rispetto. Vedo che da solo non ci arrivi. E va bene, andiamo laggiù e sfidiamoci. Così ti renderai conto una buona volta di quanto sei mediocre. Ma sentilo che faccia tosta. Come se non avesse perso miseramente contro Link alla miniera 2. Ti ricordo che io e lui siamo ottimi rivali. Questo vuol dire che se lui ti ha battuto non hai speranze neppure contro di me. Link di qua, campione di là, quante chiacchiere. Fammi vedere di che pasta sei fatto tu. Non aspetto altro. Link, vai pure avanti, ci vediamo a Knuckleburg. Come desideri tu. Va bene, Kuj, io intanto ne approfitto per raccogliere un po' di VAT e vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Scudo.
Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!